Con l'inizio del XV secolo, per le arti, si conclude il Medioevo e prende avvio il Rinascimento. L'evento considerato di svolta fu il concorso per la realizzazione del Battistero fiorentino, tenutosi nell'anno 1401. Gli artisti dovevano realizzare la formella bronzea per la porta, raffigurandovi un episodio del libro biblico della Genesi, il sacrificio di Isacco. Chi avesse fatto la formella più bella avrebbe vinto la commessa. Fra i protagonisti vi fu Filippo Brunelleschi, la cui prova ben dimostra i principi della nascente arte rinascimentale. Maggiore attenzione è infatti data alla resa patetica dei personaggi e alla vena drammatica dell'evento narrato. Grande cura è rivolta anche a una rappresentazione naturalistica e veritiera della scena stessa. Ma forse in virtù delle innovazioni fin troppo rivoluzionarie, al Brunelleschi fu preferita la formella presentata da Lorenzo Ghiberti, più tradizionale e per questo maggiormente apprezzata dai committenti. Furono però poste le basi al nuovo Rinascimento, anche se le innovazioni artistiche tardarono di qualche anno ad affermarsi, ma fin da subito venne lasciato il segno nel mondo artistico e culturale. Causa di questi cambiamenti fu il variare del pensiero e della filosofia. Strettamente correlata all'umanesimo, la cultura rinascimentale poneva infatti in una nuova posizione di centralità l'uomo e le riflessioni attorno ad esso. Anche le forme artistiche furono influenzate da questa nuova considerazione dell'uomo. I pittori e gli scultori furono infatti più attenti ad una rappresentazione naturalistica attraverso l'attenzione alla fisicità e alla tridimensionalità delle figure, che si risolse nell'allontanamento, seppur progressivo, dalla fissa ieraticità delle icone medievali. Vengono infatti ora favorite la rappresentazione di tre quarti e la resa dell'espressività tramite i volti che esternano i sentimenti del personaggio. Allo stesso tempo viene presa in grande considerazione la composizione delle opere, che segue rigorosamente uno schema ben preciso, basato sulla simmetria e sulla modularità. Una delle opere chiave, da questo punto di vista, è la Trinità dipinta dal Masaccio, nella Basilica di Santa Maria Novella in Firenze. La Trinità, in questo caso, è raffigurata con il crocifisso al centro, e il padre alle spalle che regge il figliuolo, mentre tra di loro vediamo la colomba bianca dello Spirito Santo. Ai piedi della croce troviamo la Madonna e San Giovanni e poco più sotto, inginocchiati, i due committenti. In questo affresco l'artista rappresenta perfettamente la Pietas cristiana, con la raffigurazione del dolore composto della Vergine. La scena è portata in modo perfettamente simmetrico, sia nella composizione del disegno che nell'uso dei colori magistralmente alternati nelle vesti dei personaggi e i piedi della croce. Il rigore con il quale Masaccio realizza l'opera si riflette anche nella impeccabile costruzione dell'architettura alle spalle del crocifisso. Una superba volta a botte, cassettonata, genera infatti un trompe-l'œil che ha il potere di ampliare le dimensioni reali della parete. Queste possibilità illusorie sono date dalla crescente considerazione della quale gode la rappresentazione prospettica. Nel 400, infatti, nasce la prospettiva lineare, la modalità di rappresentazione della realtà tridimensionale su un supporto bidimensionale, attraverso un approccio scientifico. Brunelleschi è tra i primi ad avvalersi di un procedimento metodologico, anche con l'ausilio di strumenti ottici. Grazie ai suoi studi realizza opere ancora oggi emblematiche della rinascita dell'architettura. Infatti, oltre alla celebre cupola di Santa Maria del Fiore, Brunelleschi progetta lo Spedale degli Innocenti, dove i precetti matematici del Rinascimento sono soprattutto riscontrabili nella realizzazione del portico. La capacità illusoria data dall'applicazione della prospettiva trova riscontro anche nell'arredamento stesso. Gli esempi più calzanti a tal proposito sono le superbe tarsie lignee dello studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino.
Qui la decorazione emula stalli, stipi e armadi, con gli sportelli aperti o semichiusi, straripanti di libri, carte, strumenti musicali e scientifici, perfettamente rappresentati in modo da sembrare reali. La superficie è unica e piatta, ma grazie all'uso della prospettiva le ante sembrano aperte e gli strumenti raffigurati tridimensionali. Nel periodo rinascimentale si sviluppa fortemente anche la produzione di mobili decorati con la tecnica della tarsia prospettica o con intagli che spesso si sostituiscono alle pitture. La ricerca della rappresentazione prospettica si manifesta anche nelle opere scultoree attraverso la realizzazione della cosiddetta profondità. Tra i promotori di questa tipologia vi fu Donatello, che nei suoi bassorilievi realizzò le figure in secondo piano con il celebre stiacciato. Questa modalità prevede infatti un rilievo talmente minimo da far sembrare che i personaggi siano effettivamente schiacciati sullo sfondo, in modo tale da apparire più in lontananza rispetto a quelli in primo piano. L'esempio più celebre è quello dell'altare di Sant'Antonio da Padova. Lo stiacciato donatelliano viene applicato anche ad altre tecniche artistiche e plastiche, come la decorazione a pastiglia, che ebbe una grande diffusione nel Rinascimento e fu spesso usata per la decorazione dei cassoni. Questa tecnica prevedeva infatti la stesura di più strati di pastiglia, un composto di caolini, gesso e colla, che venivano poi incisi per creare un elaborato decoro, il quale successivamente dorato donava ricchezza e prestigio all'oggetto stesso. La decorazione a pastiglia fu impiegata anche per abbellire oggetti dalle dimensioni più contenute, come cassettine, tavole e complementi di toiletta. Per riassumere, operazione sempre difficile, potremmo dire che il Rinascimento è quel periodo storico nel quale attraverso l'umanesimo la società promuove nuova vita e impulso allo sviluppo delle scienze e delle arti. L'Italia diventa crocevia di tutti i popoli, da Oriente come dal Nord arrivano influssi nuovi. Vengono recuperati gli studi dei testi antichi dell'arte classica, abbandonata per secoli, come espressione di equilibrio e contenitore del sapere. L'uomo cerca di fare unione tra tutti questi aspetti, così che spesso l'artista è anche matematico, e scultore o inventore. Non è un caso che Piero della Francesca sia uno dei pittori più rappresentativi del periodo e al contempo matematico, autore di 3 trattati. O che Leonardo da Vinci sia lo scienziato e il pittore più noto di tutti i tempi.